sera noi non la concludiamo la festa. Adesso si tratta di portare nella vita quello che dalla festa abbiamo appreso, contenuto spirituale che abbiamo ricevuto in queste celebrazioni, l'insegnamento di San Pantaleone. Tutto questo adesso dobbiamo portarlo nella vita di ogni giorno e così la festa continuerà. Avrà nella vita quotidiana questo riverbero nel servizio dei fratelli, nella gratuità, nell'impegno verso gli altri, così come ha fatto lui. E l'anno prossimo, grande festa, sarà il Giubileo, se il Signore vorrà, celebreremo ancora con solennità San Pantaleone. Per il momento siamo proiettati alla celebrazione della festa e della traslazione che avverrà, se cadrà quest'anno, se non ho guardato male, il 17 novembre, la penultima domenica comunque dell'anno liturgico, e poi grande festa dell'anno prossimo, l'anno del Giubileo. E San Pantaleone ci benedica, protegga tutti i suoi devoti. Abbiamo celebrato questa messa stasera per tutti i devoti di San Pantaleone, ovunque sparsi nel mondo, per quanti hanno seguito le celebrazioni, grazie a voi, grazie alla televisione. È stata veramente una grazia per i malati, per le persone anziane, per quanti a causa anche del grande caldo che sta facendo in questi giorni non sono potuti essere presenti, per gli emigrati, per quanti sono sparsi in tanti paesi del mondo. Veramente abbiamo celebrato per loro questa messa, per tutti i devoti di San Pantaleone, per quanti sono stati presenti non fisicamente ma spiritualmente, sono uniti nella comune devozione al Santo Medico e Martire. Abbiamo atteso tanto questa festa, ci siamo veramente dedicati moltissimo affinché tutto andasse bene e che ognuno insomma rimanesse pure contento, perché la festa di San Pantaleone è la festa dell'unione, della comunione di un paese che ruota tutto, poi se andiamo a vedere, intorno a questa grande festa che svolgiamo nel mese di luglio. Siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto, il suo aiuto non ci è mancato perché abbiamo avuto anche dei momenti abbastanza difficili di sconforto, però le cose sono andate benissimo. Sono emozioni indescrivibili, io particolarmente che cosa ho nel cuore? San Pantaleo, grazie a voi tutti del lavoro che ci avete mostrato, che ci avete fatto, grazie. E grazie a tutti i vallesi per la loro disponibilità. Grazie infinite.